Dopo la delusione della finale regionale di Coppa Italia, l'Aquila riprende al meglio il suo cammino in campionato, superando in casa con un sonante 5-1 l'Ovidiana Sulmona. 2 minuti sul cronometro e l'Aquila la sblocca. Traversone tagliato di Sarrizzo, Sciba sfugge al controllo della difesa biancorossa e di giustezza batte Fanti. Passano 120 secondi e i padroni di casa raddoppiano. Sarrizzo rifinisce per Carbonelli, che a sua volta smista per Massetti, il quale di prima intenzione mette in rete. L'Ovidiana Sulmona si fa vedere al 14° con la staffilata di Pelino che termina sul fondo. È però l'Aquila che torna a menare le danze e al 26° cala il tris. Angolo pennellato da sinistra, centro area sbuca Mantini che di testa beffa Fanti. L'Ovidiana Sulmona ha il merito di rimanere con la testa dentro la partita e al 33° accorcia le distanze portandosi sul 3-1. Iseni approfitta di un errore di Mascolo in disimpegno, recupera palla e serve centralmente Martin Blanco, che a porta praticamente vuota deve solo appoggiare in rete. Ancora gli ospiti propositivi al 37°, cross di Lombardo, Mascolo prova ad allontanare in uscita ma agevola la mezza girata di Pelino che però termina alta. 2 minuti più tardi è l'Aquila che torna a farsi vedere in avanti. Massetti direttamente da calcio di punizione impegna Fanti che risponde con i pugni. Sul proseguimento dell'azione poi la sfera arriva a Corticchia che da posizione più che favorevole sciupa tutto mettendo alto sopra la traversa. Ripresa, pronti via e l'Aquila ristabilisce le 3 reti di distanza. Traversone da sinistra, Sciba all'altezza del primo palo ci mette la punta del piede e supera Fanti per il 4-1 e la doppietta personale. La partita scorre via senza particolari sussulti fino al 25°. Quando il terzino dell'Ovidiana Sulmona Lombardo ci prova da calcio di punizione ma non trova la porta. 2 minuti più tardi, lato l'Aquila, Massetti va alla conclusione dal limite dell'area con la sfera che finisce sul fondo. I padroni di casa trovano comunque la quinta rete al minuto 36 sull'asse formato da 2 subentrati. Alessandro ottiene palla e serve la sovrapposizione di Di Norcia che con un pregevole tocco sotto scavalca Fanti e insacca. L'ultima istantanea della partita è un tentativo dalla distanza del biancorosso Facundo Blanco, che però non sortisce effetti. La contesa termina quindi 5-1 per gli uomini di Mister Epifani. Nel prossimo turno l'Aquila farà visita allo Spoltore, l'Ovidiana Sulmona invece riceverà il Giulianova. Ho visto da mercoledì sera la rabbia di questi ragazzi che avevano dentro. E siamo partiti alla grande, ma oggi abbiamo fatto una grandissima partita anche sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo giocato veramente benissimo, abbiamo fatto tutto quello che sa fare questa squadra. Sono contento perché poi ho detto ieri che oggi era una partita importante perché veniva la terza partita di una settimana. Abbiamo speso tantissimo mercoledì, oggi abbiamo fatto un'altra grandissima partita sotto l'aspetto sia atletico ma mentale. Ma la cosa che mi è piaciuta è la squadra come ha giocato, come ha interpretato la gara e la determinazione e la cattiveria che ha messo su tutte le situazioni di gioco. Questa è la strada giusta, quindi continuiamo così e dobbiamo tenere sempre l'asticella alzata come abbiamo fatto oggi. Abbiamo preparato la partita per partire forte, poi siamo stati bravi perché penso che il primo gol e il secondo abbiamo fatto delle azioni straordinarie, ma poi abbiamo sempre siamo sempre andati in avanti, abbiamo sempre giocato tecnicamente. Il rammarico è il gol preso perché lì abbiamo un pochettino. Siamo stati un po' troppo superficiali, però poi abbiamo ripreso a giocare, il secondo tempo abbiamo fatto bene, sono contento. Dobbiamo avere questo spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine, perché poi se siamo questi, con quell'umiltà che abbiamo giocato oggi, secondo me siamo una squadra fortissima. Questa squadra purtroppo è evidente che ha dei problemi perché se andiamo a vedere il tabellino delle reti subite, penso che per una squadra di eccellenza siano troppi. Sapevo di dover lavorare. Ecco, non mi aspettavo una prestazione del genere perché i ragazzi sicuramente devono dare di più sotto l'aspetto dell'attenzione, sotto l'aspetto della voglia, sotto l'aspetto di ottenere un risultato importante. Non ho visto niente di tutto ciò. Ovviamente si dovrà lavorare di più, è inutile che si dice la responsabilità è dell'allenatore, la responsabilità è di tutti, dei giocatori che vanno in campo e poi dell'allenatore, perché tutti gli allenatori sono abituati, mi assumo la responsabilità. No,
In campo ci vanno i giocatori e si devono assumere la responsabilità. Poi io durante la settimana cercherò di rimediare agli errori che sono stati fatti, e sono stati fatti degli errori grossi, perché è una squadra che conosco benissimo, giocatori che si conoscono bene. Se facciamo giocare sempre uno contro uno i nostri terzini, giocatori come Sarrizzu e come Massetti, sono giocatori che in questa categoria non ci appartengono, fanno male a tutti, e quindi noi avevamo preparato un certo tipo di partita, non l'abbiamo fatto, e quindi abbiamo perso strameritatamente.